Let's go baby e benvenuti a questa nuova serie, cioè ogni maglia una storia. In questo caso ho messo un post su Facebook che lo potete trovare se scendete giù, in cui vi basterà votare il mio commento per scegliere la maglia e quindi la storia che vi racconterò dietro quella maglia che voi avete votato. E per ora quella con più voti è la numero 9, cioè questa maglia dei Liquid Gaming, la maglia del 2015 di Liquid Gaming. Bene ragazzi, per prima cosa dietro il Liquid Gaming chi c'è? Dietro il Liquid Gaming c'è Giuseppe Ienco, in questo caso Beppe come lo chiamiamo tutti, c'era in questo caso perché ormai non è più nel mondo del gaming, ma Fossa, Luca, poi Stinky, eccetera eccetera, Igor e così via. Quindi dietro il Liquid ci sono tantissimi ragazzi che conosco di persone che conoscevo prima che formassero il Liquid. Diciamo un pochino cosa è successo nel 2015, la storia del 2015. Bene, nel 2015 io mi occupavo principalmente, stavo giocando durante l'estate a Destiny e non a Call of Duty. E perché? Perché il team dei Fab Esport si era appena sciolto. Se volete sapere perché il team dei Fab si era sciolto, che cosa era successo, vi basterà mettere like al post alla maglia ovviamente dei Fab Games, o se no quando arriverà il suo momento, perché ovviamente è una sorta di graduatoria, in questo caso andrò in maniera decrescente verso le ultime, vi dirò cosa è successo con quella squadra. Comunque, giocavo a Destiny, ero con i Feral Blood, facevamo un sacco comunque di record, in questo caso anche riguardanti non solo i raid, ma anche in PvP, eravamo molto bravi, eccetera, quindi io mi stavo dedicando principalmente a quello. Durante l'estate, ad agosto, esce la beta di Black Ops 3. E i Liquid Gaming mi chiedono se io volevo fare qualche attività con loro, mi dicono guarda ti diamo un codice della beta, facciamo qualche streaming video, metti le nostre grafiche, così io dico va bene, non c'è nessun problema, facciamolo, perché no? Iniziamo a fare queste cose, questi lavori assieme, poi ovviamente c'è Me La Godo, Wagna, Bistard e così via a fare questi eventi con noi, io faccio pure dei video come potete vedere sul mio canale e facciamo ovviamente tutti questi eventi assieme per la beta di Black Ops 3. Potete trovare ovviamente anche i video sul canale, quindi potete vedere questi fatti. Oltre a questo, non ci sentiamo più ovviamente fino al Games Week, dove io stavo giocando a Destiny ancora come un pazzo con i Feral Blood. Eravamo arrivati secondi in questo caso alla caduta di Oryx, alla caduta di un re, cioè il raid in cui bisognava uccidere Oryx. E per quanto riguarda la modalità difficile che era uscita, l'hard mod del raid, della nuova incursione di Destiny, io ero al Games Week e non avrei potuto farla con il mio team, ero arrabbiato per questa cosa. Fortunatamente Liquid Gaming, oltre che aiutarmi ad andare al Games Week, a chiamarmi per andare al Games Week, quindi pagarmi il viaggio, l'albergo, una cosa che li ringrazio tantissimo perché non avevo tanta disponibilità economica per andare lì, ovviamente mi danno una possibilità di andare dentro gli studi di Tom's Hardware, quindi ringrazio Roberto, ringrazio Darkim pure per l'aiuto, a montare ovviamente la mia attrezzatura, la mia console eccetera eccetera, per poter fare il raid al livello a difficoltà difficile. Una cosa ragazzi che, cioè se ci pensate, è veramente strano, cioè noi stavamo lì a una fiera, poi dovevamo andare a più o meno una cosa come 40-50 km dall'altra parte di Milano per andare a fare lo streaming della caduta di un re a livello difficile, e arrivo tra l'altro con 40 minuti di ritardo, ragazzi scatta il panico, praticamente c'erano tutti i miei compagni di squadra dei Feral arrabbiatissimi con me, io non ci potevo fare niente, ci stava un disagio di traffico incredibile, ma nonostante questo riusciamo comunque ad arrivare almeno primi in Italia, quindi almeno una soddisfazione c'è. Oltre a dei fatti molto divertenti che sono successi dentro gli uffici di Tom's Hardware, non ne parliamo, però chi lo sa benissimo, gli verrà da ridere sicuramente dopo questa cosa che ho detto. Ricordatevi Tornado. Con il Liquid Gaming mi hanno detto quella sera, anzi quel pomeriggio, mi è stato detto anche un'altra notizia da parte loro. Mi hanno chiesto da Liquid Gaming se voglio andare a giocare a Parigi, al Paris Games Week, quindi la settimana dopo il Milan Games Week, l'evento EU vs NA All Star. Cos'è questo evento? È un evento dove vengono invitati i giocatori comunque da vari paesi, in questo caso 4 giocatori europei e 4 giocatori americani, per andare a giocare contro al reveal dell'esport di Black Ops 3. Dovrebbero avrebbero rivelato, in questo caso avrebbero dato un'anteprima della COD World League.
Ovviamente quando mi dicono una cosa del genere accetto subito, e la cosa che gli chiedo: ma perché chiedete di andare a me quando avete dei team? Io non ho nessun contratto. Quello dicono: perché ci fidiamo di te, perché in questi mesi, comunque durante la beta, ora che sei venuto a Milano, ci siamo trovati bene con te, quello che hai fatto con noi, sei sempre stato bravo con noi, gentile, eccetera eccetera, quindi vogliamo dare questa possibilità a te. Io felicissimo, Activision pure che diceva su Telegram, mi facevano discorsi tipo: grava un grande peso su di te perché la community italiana non viene vista attualmente, non siamo più rinomati come un tempo, quindi vedi di andare lì, di spaccare, di giocare bene. Io non toccavo Call of Duty da mesi, ragazzi, sono sincero, e specialmente sarei andato a giocare su Black Ops 3. Quindi voi immaginate quando sono andato a Parigi come mi sentivo. Quando arrivo a Parigi finalmente scopro con chi vado a giocare, perché non me lo dicevano quelli ovviamente del DSL che avevano organizzato l'evento. Sarei andato a giocare con Jurd, non so se lo conoscete, giocatore irlandese fortissimo, attualmente gioca di Millennium, vabbè, penso lo conoscete tutti. Broken, un giocatore che era attualmente ritirato dei Vitality, ora è ritornato su Black Ops 3. E poi un mio grandissimo amico con cui giocavo quest'estate nei Fab Sport, cioè Massi Ganelit, per chi non lo conosce come Massi. E la cosa bella è che io non sapevo con chi ero in stanza, salgo su in hotel, arrivo, apro la porta e mi ritrovo Massi a dormire nel letto. Io lo guardo e faccio: what the fuck? Cioè, rimaniamo tutti e due scioccati. È bello comunque, due compagni di team, due persone che sono amiche, comunque beccarsi così, tra l'altro casualmente, sapere che dovrebbero andare a giocare assieme. L'evento di Parigi, ragazzi, bellissimo, il Paris Games Week. Facciamo le prime due giornate che sono chiuse ovviamente al pubblico. Sono una cosa ovviamente incredibile, perché ci sono tantissime persone nonostante è chiusa al pubblico, perché c'è la stampa, ci sono i VIP, eccetera eccetera. Mi sono ritrovato a giocare fianco a fianco con Alie, che anzi mi faceva domande sul gioco, su quali armi erano migliori, eccetera eccetera. E ogni volta c'eravamo io e Massi e facciamo: dobbiamo vincere contro gli americani, dobbiamo vincere contro gli americani. Pure perché, ragazzi, dall'altra parte, per quanto riguarda il side americano, avevamo Crimsix, Sharp, Replace, che aveva vinto il World Championship con i Denial, e Staddy, che è un giocatore fortissimo a mio parere. Beh, come continua la storia? Diciamo che continuiamo ad allenarci in questi giorni, cerchiamo il più possibile di andare a giocare alle postazioni, quelle dove possono giocare tutti, di Black Ops 3. Allo stesso tempo dobbiamo stare molte ore sul main stage a giocare, a fare le prove, perché loro devono fare le prove per il montaggio dello streaming, per quando devono traslare le scene dai caster a noi, da quando i caster hanno le piccole scene delle scelte sotto, quindi un sacco di cose veramente noiosi, cioè stavamo veramente tante ore là. Però devo dire che mi sono divertito, tutti i ragazzi americani sono stati molto simpatici, siamo usciti fuori a bere assieme, eccetera eccetera, tranne Grimsix, che non usciva quasi mai, un bel chiusino. E niente, e arriva il giorno dello show match, quello che molti di voi hanno già visto, vi basterà scrivere su YouTube COD Sport Reveal e troverete il video. E in questo caso voi immaginate com'è la situazione, sono là, non ho la più pallida idea se andremo a vincere o no, non gioco a COD da mesi, eccetera eccetera. Però durante le partite, quelle di allenamento, dovevamo mischiare le squadre, ho giocato abbastanza bene, quindi era abbastanza confident. Io faccio: ragazzi, non metto la R, tanto non sappiamo come bisognerebbe giocare con due R, mi metto l'SMG e cerco di stare tra il nostro R, che sarebbe Broken, e voi due che fate gli objective player. Breach, va benissimo la partita, faccio più di 30 kill, prendo le streak, una cosa incredibile. Arriva la seconda mappa e, se non sbaglio, era... No, la prima mappa, scusate, non era Breach, ma era Metro, quella lì ovviamente con i treni, Uplink, dove all'inizio faccio uno start bruttissimo, gioco malissimo, sto in double negative, mentre ci sta Massi Galerit, che sta più di 20 kill, ha fatto punti, eccetera eccetera. Secondo side con lo Sheiva, mi riprendo un secondo, boom, in quel momento faccio più di 20 kill in tutto il secondo side, che sono più di quanti ne hanno fatti gli altri in tutti e due side sommati. Una partita bellissima, quella giocata benissimo. E andiamo poi su Breach in questo caso. Su Breach, Hardpoint, come vi ho detto prima, decido di giocare SMG e la partita va benissimo, faccio più di 30 kill, quindi una bella partita. E c'erano i caster americani che erano Maven e Mr. X, che dicevano: com'è possibile che, cioè, sta perdendo così l'America, specialmente giocatori come Replay, Scream Six, eccetera eccetera.
Quindi erano abbastanza scioccati, però devo dire, io mi stavo gasando sempre di più. Arriviamo alla terza mappa e capita Redwood Cerca e Distruggi. Redwood Cerca e Distruggi, molti di voi l'hanno vista per quei pezzi che ho fatto con Psicosi, col mio personaggio, mi sono tuffato, gli sono arrivato da dietro e ovviamente i caster che mi elogiavano per chi l'ha visto, ho fatto veramente delle cose secondo me molto belle, molto intelligenti per un gioco che ancora non era uscito. E la cosa bella è che alla fine arriviamo 3-0. Ovviamente dobbiamo giocare anche le altre mappe perché era uno show match. Vinciamo alla fine 3-2 perdendo le ultime due mappe, tutti contentissimi, andiamo a mangiare poi a cena fuori, a salutarci, a bere qualcosa tutti assieme, poi andiamo pure alla Torre Eiffel, ci facciamo qualche foto, qualche video e poi tutti in albergo perché il giorno dopo avevamo gli aerei per partire, ognuno alle proprie nazioni, in questo caso stati eccetera eccetera. E un evento bellissimo e lì mi ha dato quel calcio in culo, se così si può dire, di andare a giocare in team molto più grandi e famosi. Lì sono stato contattato dai Killerfish, sono stato contattato dai Fab Sport, sono stato ricontattato dagli Hyper Games e tanti altri team che non vi sto qui a dire perché siamo arrivati alla fine della storia. Questa è la storia dietro questa maglia di Liquid Gaming, di quello che abbiamo fatto assieme, di quello che mi hanno dato, diciamo, i Liquid, di quello che mi hanno dato la possibilità di fare. Sono molto contento, sono molto orgoglioso di questa cosa, specialmente di quel match io versus NA All Star, perché come al solito nessuno ci credeva che un giocatore italiano poteva giocare bene o così bene e tenere testa agli altri giocatori, quindi sono molto felice di questo. Siamo arrivati ora alla fine del video, spero vi sia piaciuto ovviamente questa storia che vi ho raccontato, spero vi sia piaciuto anche il montaggio che avete visto. Una cosa vi voglio dire, se volete andare a votare ovviamente le maglie potete ancora farlo, c'è il link, lo troverete qui sotto nei commenti della pagina di Facebook. Oltre a questo vi ricordo l'ultima cosa, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, lasciate sotto un commento se volete sapere qualcosa in più, se secondo voi c'è qualcosa che non ho detto bene. Spero vi sia piaciuto, non so, sono abbastanza titubante su questo tipo di video, quindi vediamo poi per il prossimo. Let's go baby, grazie a tutti!